Una questione complessa da raccontare e analizzare, ma molto importante, quella sulla proprietà di TIM, la sfida per la proprietà dell'ex Telecom con l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti, che vorrebbe dire in sostanza lo Stato italiano. Qualcuno parla di ritorno delle partecipazioni statali, ma insomma il grande tema è quello dell'intervento dello Stato, di un'eventuale nazionalizzazione per una rete e per un settore che molti ritengono strategico. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Qual è il punto, avvocato? Ci dica. Ma il punto, intanto, diceva bene l'ascoltatore precedente, cioè abbiamo svenduto tutto. Le centrali della TIM, della Telecom, che sono la cosa più importante, furono fatte con i soldi, se vi ricordate, delle bollette della SIP, che erano obbligatori, sì. Pagamenti obbligatori che facciamo tutti noi cittadini, erano nostri, e la TIM poi, la Telecom, fu svenduta agli spagnoli. Adesso è giusto che lo Stato cerchi di rientrare, come sarebbe giusto che non vendesse l'Ilva agli indiani o non vendesse le acciaierie, eccetera. Ma non si può farlo per far pagare ai cittadini somme non dovute, perché i soldi della Cassa Depositi e Prestiti sono soldi nostri, sono soldi del Ministero dell'Economia, dei cittadini. Allora, se tu fai l'annuncio che entri in Telecom, in TIM, e lo dai pubblicamente, sì, e questo fa salire in borsa, sì, l'azione, poi che faccio? Io cittadino pago il doppio, quello che è quello Renzi meno, che ha scritto il giornale ieri dicendo che dopo l'annuncio lo Stato, la Cassa, ha speso, certo, ha speso. E quindi abbiamo fatto un esposto per insider trading, vogliamo sapere chi ha avuto questa brillante idea di fare l'annuncio prima di comprare. Bisogna comprare, ma al prezzo precedente.